niente con me. Pattina. Sto pattinando. Non è il caso di insistere, non è il caso. Io sono natura, tu sei natura, tutti siamo parte di questa natura che ha creato tutto, noi compresi. Non dimentichiamolo. Texaco, then anywhere we wanna go, I know I'm gonna get there next to you. And baby, I know wherever we go, got the wind at our backs and the sun coming through our window. Leo, è una giornata, è una giornata, Leo, strepitosissima. We can do whatever we want to. Forget the map, all the rules, everything you learned in school. Drive under a Texas sky, a slow road gets us there in time. I know I'm on my way. Io voglio veramente togliermi un sogno dall'albo dei desideri, è quello di sciare sull'Etna. Ce l'ho qua, oggi passo, entro attraverso quel varco che delimita confini tra il sogno e la realtà, passo, entro e lo realizzo. Facile, no? I'll go down this road if you steer. Pulling out of that KOA on the road in our Chevrolet. Turn right at the Texaco, then anywhere we wanna go, I know I'm gonna get there next to you. Spiegami cos'è questa zampina? Cos'è? Guanti qui sepolti da qualche parte. Dovrebbero esserci gli scarponi e le racchette. Questo è un magic moment, momento magico. Ho già realizzato la prima parte dei miei sogni, quella che mi ha portato sotto la sommità del cratere di Vetta col gatto delle nevi. E oggi varco numero 2. Oggi attraverserò questa nuova porta del sogno, la seconda in pochi giorni. Sono emozionatissimo, entusiasmo alle stelle, perché oggi con gli sci mi fiondo direttamente sugli impianti e quindi attrezzatura immediata. Non è un attimo coordinarsi per uno che fino a ieri stava giù a muoversi affacciato sul mare e adesso deve fare questo salto quantico, quindi dal mare all'alta montagna. Beh, sono emozioni che si sommano a emozioni. E Leo amore, abbiamo già fatto un lungo girettino, starò via poco, è proprio perché non voglio lasciarlo sul campo più di tanto, anche se poi noi passiamo le giornate, le notti intere, quindi non è quello il problema. Però quello che mi affascina è proprio il pensiero che mentre salirò sugli sci, mentre scenderò lungo le piste, sotto di me c'è un vulcano intero, non vedo l'ora. Scaldacollo, zainetto leggero,
il mio cappellino nordico, un tè freddo. Al cucciolo di lupo gli do una bella pappettina extra. Ok, amore? Eh? Ok? Il mio cangurino, guardate! Lupino cangurino! Ciao! Sono tanti anni che non pigliamo un soggiorino come questi, lo ski lift anni 80. Energia grandiosa. Indossare un paio di sci in un contesto di questa grandiosità. Sicilia, vulcano più alto d'Europa, che sta fumando lassù. La neve, poi uno dice, va, sciare sull'Etna. La neve è pazzesca, è bellissima. Questa notte ha fatto parecchi gradi sotto zero, un momento molto freddo. E quindi al mattino la neve è semplicemente ottimale. Non si vede il mare perché qui sotto c'è questo strato di nuvole. Come dicevo prima, le nuvole salgono dal mare, l'acqua carica di vapore salendo di quota raffredda, quindi condensa, stratifica e si crea un po' questa area di inversione termica ricoperta dalle nuvole. Noi siamo di molto sopra le nuvole, direi quasi 600-700 metri e altrettanti 600-700 metri, forse anche 1000, sotto la zona del grande cratere fumante. E adesso venite con me. Lo stile è quello che è, poi con una mano sola che tiene le racchette. Non aspettatevi un fuoriclasse, anzi! Piste completamente deserte! Questo forse è il punto più spettacolare di tutte le piste, perché lo ski lift passa tagliando questo mare di lava da cui emergono ancora delle rocce che sembrano dei lapilli scolpiti nella neve, dei menhir, delle opere d'arte, ma secondo me andiamo ancora oltre, perché qui l'opera d'arte è tutto ciò che la natura è riuscita a creare a livello mondiale. Noi che siamo qua abbiamo la possibilità e soprattutto il dono straordinario di vivere, pulsare, respirare, esistere nello stesso ambito, nello stesso contesto. Più di così non potremmo avere il pianeta Terra e certamente, ripeto, certamente la meta turistica più ambita di tutto l'universo, quello su cui vanno solamente i grandi viaggiatori, i viaggiatori della vita, quelli che si incarnano, che nascono, vivono e ricevono amore da questo pianeta che ci offre tutto.
se riusciamo a viverlo e gestirlo in maniera ordinata, in maniera consapevole, in maniera, termini molto moderni, ecosostenibile, ma ci sono termini più profondi, più autentici, più logici e più totali. Viverla con la natura di noi stessi, perché la natura la dobbiamo vivere nel nostro ambito e con le nostre risorse naturali. Noi siamo naturali. Io sono natura, tu sei natura, tutti siamo parte di questa natura che ha creato tutto, noi compresi. Non dimentichiamolo. Questa è proprio una graditissima sorpresa. Mi ha chiamato questo ragazzo, si chiama Simone, con la sua fidanzata, sta venendo a trovarmi. Hanno visto gli articoli sui giornali, sono qua dietro, adesso li filmo. Lascio qua la telecamera perché voglio documentare questo incontro. Simone! Ora ce n'è, quindi... C'è da mangiare, hai già fatto l'amicizia, io lo tengo giù perché purtroppo lui è un generatore di... Ciao Antonella, Leone oggi ha trovato compagnia, Sì. Cioè, guarda... Fatti di carta? Sì, li conoscevi, li conosci? Sì, ti ricordi? Cosa ho visto? Poi vi lascio un bigliettino, questo è vero. Grazie. Poi vi lascio due cuoricini. Io mi onoro di accogliervi e di accogliere la Genesa nel nostro viaggio. Grazie. Per noi è un onore donarla a te. E è bella l'idea che parte dalla parte più sud dell'Italia per arrivare fino a... Esattamente quello che faremo. Simone e Antonella realizzano questa... Io la chiamo opera, perché chiaramente opera. È un'opera d'arte, no? Sì. E quindi avremo un ospite in più a viaggiare con noi, quindi non solo Gianna, io e Leone cane coccolone, ma la Genesa Crystal viaggerà insieme a noi, quindi insieme a lei c'è anche la mano di Simone e Antonella. E di Antonella. E l'orgella sacra, un luogo a me molto caro, visto le mie origini piemontesi. E quindi... Sì, cosa c'è? I miei natali, i piemontesi. Sì. Guarda là, di là, di qua. Beh, vabbè, non è un'opzione. Simone e Antonella. Io sono semplicemente innamorato dell'Etna in
particolare di questa strada, che si chiama Via Marineve, lunga chilometri e chilometri, e ancora una volta mi riserva una sorpresa fiabesca. Questa zona della Sicilia sembra veramente la terra delle fiabe. È un regno carico, sovraccarico di qualcosa che è quasi sovrannaturale, dalle particolarità delle forme, degli ambiti, dei contesti e la suggestione di tutto quello che avviene, probabilmente in questo particolare momento, a maggior ragione, in cui è un continuo caricare di neve fresca questo scenario che è già incantevole di suo. E guidare in questo spazio fiabesco chiaramente è un po' come attraversare, l'ho già detto, non posso che confermarlo, entrare, attraversare il varco dei nostri sogni. Già qua, pattina. Sto pattinando. Situazione molto più problematica del previsto. Devo tentare una retromarcia con visibilità molto limitata. Non è il caso di insistere, non è il caso. Anzi, purtroppo è il caso di desistere. E quindi mi tocca scendere, tornare giù, questo su e giù, questo via vai sull'Etna. Sono più di 7 giorni che vado in continua fase di aspettativa. Non è facile, perché stiamo comunque parlando di affrontare in pieno inverno una montagna che di suo fa i 3.350 metri, le strade arrivano sui 2.000 metri, il clima è una cosa completamente diversa di quello che c'era al mare. Non c'è molto da scegliere, anche perché sta facendo buio e non è proprio il caso di farmi sorprendere dall'oscurità su queste strade. Qui c'è parcheggio relativamente confortevole, è il parcheggio di un albergo rifugio. L'unica è chiedere se mi concedono ospitalità, gli pago anche il disturbo, non è un problema, vediamo un po' come. Oh, gentilissimi, non mi fanno neanche pagare, e quindi vabbè, per questa notte ho risolto. Dormirò in questo mondo fiabesco, e qui d'altra parte la protezione civile segnala che non è il caso di avventurarsi sulla strada. E quindi sistemo due cosine, accendo il riscaldamento, raddrizzo un attimo il camper e poi vediamo se domani riesco ancora una volta a tentare questa ripresa che ci tengo molto a fare. E poi proprio qui avanti, la colata lavica sotto la neve, uno scenario grandioso, però chiaramente bisogna anche riuscire a raggiungerlo. Ecco qua il musino del mio cucciolo, ecco qua il mio lupo. Sì, siamo arrivati, adesso sistemo due cosine e poi scendiamo subito a fare la passeggiatina, ok lupo mio. Zampina, zampetta, zampona, nasino, nasone.
Della situazione di una giornata molto fredda ma anche molto spettacolare. Ieri una tempesta di neve mi ha bloccato alle porte delle sommità dell'Etna e sono giunto a 3 km da Piano Provenzana e ho dovuto recedere. Almeno di montare le catene, ma non è quello il punto, è che intorno ai 2000 metri mettersi a giocare con le catene e poco il rischio magari di rimanere sommersi da mezzo di metro di neve, non ne è scesa tantissimo, però quei 10-15 centimetri hanno congelato parecchio l'ambiente, rendendolo però anche estremamente suggestivo. Ecco perché sto facendo alcune scene che credo, spero, ritengo, resteranno, non dico memorabili, ma sicuramente notevoli. Le condizioni sono ottimali, Leone mi ha svegliato molto presto, stamattina non era neanche sorto il sole, erano le 6:30, aveva giustamente bisogno di fare le sue cosine, ho detto vabbè, colgo l'attimo per anticipare i tempi, difatti è ancora l'alba, la luce per queste ragioni. Però è bellissima, tagliente, affilata, dolce. È quasi una melodia che accompagna il silenzio di questa foresta imbiancata. L'unico problema, fa un freddo pazzesco. Per fare le riprese non posso indossare i guanti. Leone giustamente non ha ancora molta dimestichezza, per cui mi vede camminare con le ciaspole, le racchette, ha paura, lui ha paura delle racchette purtroppo, quindi devo fare molta attenzione, mi dai di quegli strapponi pazzeschi. Però sono in un momento, sto vivendo una grande magia e spero, visto che è quella che io considero la mia missione, più semplicemente il mio desiderio, di riuscire a raccoglierla, questa magia, registrarla oltre, insieme alle immagini, e portarla al mondo, tutto qua. Faccio l'ultimo tentativo, ma sarà un tentativo vincente, quello di affrontare un tratto di strada qui sull'Etna, spettacolare. Ha nevicato, ho aspettato che salisse la temperatura. In questo momento ho due telecamere attive,
una la controllo dal telefono ed è sul cofano fissata con un magnete, provo a vedere se va, va. Telecamera interna che ovviamente sta lavorando per riprendere il dialogo, leone a posto, credo di aver dimenticato solamente un po' di cassetti aperti, arrivo subito. Solamente 2 su 5, una delle tante regole non scritte sul camper è che ogni volta che parti non c'è verso di essere attenti, qualcosa sfugge sempre, i cassetti sono quelli che più spesso rimangono dimenticati, anche perché magari all'ultimo metti via una cosina, tac, e alla prima curva pim pum pam, vola di tutto. La strada sembra pulita, devo solo superare sto primo tratto. Qui ci sono macchine con le catene, ma cosa servono le catene se l'asfalto è pulito? Mi è venuto un lampo di malinconia se penso che potrebbe essere l'ultima volta questo viaggio, che mi carico di questa potentissima energia dell'Etna. Non poteva salutarmi in un modo più grandioso. Mi sembra quasi di lasciare un amico, ma beh, la cosa bella è che le immagini resteranno con me, dentro di me, quelle che visive nelle telecamere, quelle digitali, e poi farò di tutto per portare proprio questa grande magia, ma non necessariamente a tutti, a chi avrà piacere di viverla e condividerla con me, poi magari lui faremo scambio di magie, ok? Ciao Vulcano, è bellissimo. Musino, musetto, musone. Dov'è il mio musino? Dov'è il mio musino? Sì! 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 Ho fatto un lunghissimo lavoro di appostamento per trovare il parcheggio, non solo ottimale come posizione, ma anche isolato dalle luci, isolato dal traffico e senza paletti o cose strane intorno. Ho trovato un punto strategico, visibilità perfetta del vulcano, fa un freddo pazzesco fuori, ci sono 7 gradi sotto zero, ed ecco perché per fare anche e solamente la posa del raggio di luce mi sono messo un'imbottitura aggiuntiva, però questo è un momento che ci tengo a vivere anche con un buon margine di ascolto e di raccoglimento, perché è un momento che non dimenticherò facilmente, un momento potente.